Posizione confermata. Ciao a tutti, sono Isaac e siamo qui su questo video aggiornamento, così, è da tipo 2 anni che non faccio un video aggiornamento, cioè mi ricordo che l'ultimo che ho fatto era nel 2012, roba pazzesca. Comunque, siamo qui oggi perché vi devo spiegare un paio di cose. Giustamente, io ho iniziato a fare video a caso e non ho spiegato neanche come diamine li facevo, cioè non è che non spiego... Non ho spiegato come diamine, cioè come cavolo è possibile che sia cambiato così senza dir nulla. Infatti, per chi non mi conosce tipo da giugno, cioè per chi mi ha iniziato a conoscere tipo da maggio, giugno, no, maggio, aprile, quei mesi là, saprà che io facevo game let's play. Quindi facevo tipo un video al giorno, facevo tipo un sacco di video facevo. E adesso invece ne faccio soltanto 2 a settimana. Ecco, allora, ho deciso di cambiare stile di video e quindi di farne 2 a settimana, uno il martedì che uscirà alle 4:30 e l'altro il venerdì che uscirà appunto anche quello alle 4:30. Perché? Perché fare un video al giorno mi portava via un sacco di tempo e non... quest'anno che è un anno abbastanza importante per me perché ho gli esami di quinta, quindi probabilmente non starò molto su YouTube, ho deciso appunto di fare questo sistema qua, 2 video a settimana, così almeno ho più tempo libero per appunto fare altre cose. Sì, oddio, i video adesso non saranno let's play perché fare 2 video a settimana, di cui questi 2 sono let's play, non è che sia il massimo, quindi ho deciso anche di farli un po' più montati come video. Credo si sia notato che sono un po' più tagliati, ci hanno degli effetti e varie cose. Quindi molto probabilmente saranno così fino a giugno dell'anno prossimo, luglio dell'anno prossimo. Poi forse ricomincerò anche con i let's play, perché questi video rimarranno comunque, perché a quanto pare sono i più visti, quindi poi una cosa abbastanza breve, che è la prossima, tipo è Natale. Cioè, sta arrivando Natale e come sapete io non posso caricare video di Natale. Oddio, no, non è che non posso. Non ho a disposizione la super connessione, quella con 7 mega di upload che uso per caricare di solito i miei video. E quindi mi sa che questo Night Squad qui, proprio fantastico, il camioncino, boom. Non viene neanche spiegato che diamine di gioco sia questo. Questo gioco sconosciuto che nessuno conosce. Comunque... sì, Natale, non potrò caricare video, quindi cercherò, forse, non so se ci riuscirò, cercherò di prepararne un paio per appunto per le vacanze di Natale quando non potrò avere la connessione, così almeno potrò, diciamo, continuare a pubblicare video anche senza avere la connessione. Poi, probabilmente devo anche continuare le avventure di Isaac 2, quindi... Io li posso caricare anche con la mia connessione da comune mortale, quindi molto probabilmente ci saranno anche quelli. E poi una cosa che ho notato è che appunto facendo tutti questi video qua tra video di YouTube che sono abbastanza montati, quindi vi portano via comunque un bel po' di tempo, e video di e altre cose. Perché voi non sapete, tra registrazione, montaggio e pubblicazione, caricamento, mi passa una giornata, quindi molto probabilmente 2 giornate su 7 sono occupato. Poi dipende anche da altri impegni che ho, quindi molto probabilmente non ci sono sempre. E voi sempre mi chiedete, possiamo far chat vocale, possiamo giocare assieme, possiamo bla 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 bla? No, perché? Perché appunto c'è poco tempo, quindi cercherò io di... non so, prendere un'ora a settimana, molto probabilmente sarà di mercoledì o giovedì, in cui ci troviamo nel gruppo di Steam, il nostro gruppo, ho fatto un tutorial su come entrare nel gruppo, mi pare di sì, e, in cui possiamo parlare tranquillamente, volendo possiamo giocare a qualcosa, così, un'ora a settimana, oppure 2 anche, boh, vedrò, comunque molto probabilmente mercoledì o giovedì. Purtroppo live non le posso fare perché sapete, ho la connessione da comune mortale, quindi molto probabilmente non posso fare live, a meno che non vi divertiate a vedere 2 pixel che si muovono. Poi, ultima cosa, 2015 volevamo fare qualcosa di speciale. Allora, voi sapete che la serie Digimod è finita, quindi possiamo aprire un'altra serie che molto probabilmente non vi dico su che gioco sarà, comunque saremo sempre io e Tag.
E questa serie inizierà nel 2015 e spero che sia interessante, sarà interessante per voi, vi piacerà o qualsiasi altra cosa. Dico soltanto che ho iniziato un attimo a lavorarci, e anche per far capire a Tag cosa dobbiamo fare perché lui non lo sa neanche ancora. E sì, ho iniziato a lavorarci e vi dico che ci metteremo un sacco di impegno a fare questa serie, sarà qualcosa di importante per i nostri canali, quindi restate sintonizzati. Dunque, adesso posso. Io faccio il contrario, no? La gente prima parla del gameplay, dice bah 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 bah, e invece parla alla fine del gameplay. Questo è un gameplay su Black Ops 2, quel gioco sconosciuto che non gioca più nessuno, perché è uscito l'altro, Advanced Warfare. È un gameplay su Nuketown 2025 con cos'è, una roba, un po', una specie di arma. E da notare come mi stanno cercando di newbizzare, dato che ho fregato la loro arma. L'ho trovata a terra. Non è di nessuno se è a terra, no? Le regole cinesi, non, cioè, in teoria dicono così comunque. Abbiamo fatto sta partita, eravamo io, Simone e Dario su TS, tipo, abbiamo fatto strage. E non è l'unica. Non è l'unica partita che abbiamo fatto, ne abbiamo fatte due o tre così. E non so se potrò utilizzarle quelle perché di video update ne faccio pochissimi, di commentary ne faccio ancora meno, quindi sarà praticamente inutile prendere queste cose qua. Guardate qua, ho preso il fucile a pompa di Dario. Ecco, sì, a proposito, non ho mai notato che il 10 là sotto lampeggia. Lampeggia in quel modo. Comunque, non ci crederete mai, ma dato che io non faccio mai video update o video commentary, io accumulo, accumulo, accumulo un sacco di gameplay. E indovinate questo gameplay di quanto tempo fa era? Dato che era uno di quelli che è stato accumulato tempo fa. Quindi, cioè, pensate, io ho gameplay anche di 3 anni fa. Questo qui invece ha 1 anno e mezzo come gameplay. Cioè, abbiamo fatto estate del 2013, abbiamo fatto sto gameplay. Siamo messi su TS a giocare. Sarà una delle poche volte che ci siamo messi a giocare a sto gioco. Su TS insieme. Comunque è stato divertente, sì. Ho distrutto la gente. Sì, non male. Poi c'era Dario, ovviamente. Ah, no, Dario ha caricato i gameplay perché ha fatto tipo. Mi pare che abbia fatto una quintupla su con il fucile a pompa. E quindi l'ha caricata su YoYoTube, nel suo canale. Che cercherò di mettere il link nella descrizione se me lo ricordo. E. Sì, bene, adesso, dato che io ho finito di dire tutto quello che dovevo dire, e il resto del commentary sarà tipo, guardate, ancora non ho capito perché gli omini hanno degli iPad. Vabbè, comunque, dovrebbe finire adesso il gameplay, tra 3, 2, 1... Ora, perfetto, ormai lo so a memoria. Detto questo, ci sentiamo alla prossima. Ora sapete tutto quello che dovevate sapere. Ci sentiamo alla prossima. Ciao e alla prossima. Non sono così forte su Black Ops di solito, eh. Sono un mento con una macchia di sangue sotto.